Machine Learning, introduzione. Allora, facciamo un po' di sondaggio. Vorrei che fosse una presentazione il più possibile interattiva, che parliamo tra di noi, se vi fa piacere. Quindi vorrei sapere chi ha sentito parlare di Machine Learning ma non sa benissimo di che cosa si tratta, proprio è venuto per curiosità per capire che cos'è, ok? Chi invece un pochino ci ha già smanettato, sa più o meno di cosa si parla, vorrebbe approfondire un po'. Ok, chi non ha alzato la mano? Tu perché? Come sei messo tu di fronte al machine learning? Ho visto questo talk. Ok, quindi ribasso. Esatto, ribasso. Allora, che cos'è il machine learning? Vediamo insieme. Allora, siamo nell'intelligenza artificiale. Dentro questa intelligenza artificiale c'è un sottoinsieme che si chiama machine learning, che prevede di insegnare alle macchine a eseguire compiti a partire da esempi. Come si fa a dare esempi alla macchina? Innanzitutto, che cosa sono questi esempi? Gli esempi sono dati. Il motivo storico per cui il machine learning va di moda adesso, nonostante siano cose che ci sono da 20 anni, è perché adesso c'è l'esplosione di dati in corso. Ci sono gli open data, ognuno di noi produce in continuazione dati, poi a chi li affidiamo è un altro discorso. Comunque adesso ci sono un sacco di dati e queste sono tecniche statistiche che permettono di utilizzare questi dati. Samuel è uno dei padri dell'intelligenza artificiale e definisce il machine learning come uno campo di studio che permette alle macchine di apprendere senza essere programmate esplicitamente. Se uno volesse fare la differenza tra programmazione classica e machine learning, che cosa vuol dire? Se faccio programmazione classica, io scrivo passo per passo, istruisco il computer su come deve svolgere un certo compito. Nel machine learning si prevede invece che fornisco al computer i dati, gli esempi su come questo compito va svolto e lui si trova da solo il modo in cui va svolto. A che cosa serve? Ad automatizzare essenzialmente, quindi a sostituire il lavoro umano in tutto ciò che è ripetitivo. E per quanto riguarda la definizione di intelligenza, questa qui si sposta continuamente. Ma è difficile parlare di intelligenza artificiale perché negli anni 90 intelligenza voleva dire saper giocare a scacchi contro il campione del mondo, bisogna essere parecchio intelligenti. Dopo che un computer di IBM ha battuto Kasparov, l'intelligenza si è spostata da qualche altra parte. Quindi la definizione di intelligenza in realtà è come se si muovesse mano a mano che costruiamo macchine che sanno fare cose sempre più intelligenti, che una volta che abbiamo fatto con le macchine non sono più abbastanza intelligenti e quindi puntiamo lo sguardo da qualche altra parte. Comunque adesso si parla tanto di intelligenza generale, che è un modo di sfuggire da macchine che lavorano con la forza bruta, che vincono a scacchi. Intelligenza generale vuol dire esiste un algoritmo che è in grado di imparare a fare varie cose a partire da un unico meccanismo generale. Cioè io posso prendere una macchina e in base agli stimoli che gli presento, un po' come il cervello, posso insegnargli a muovere un braccio meccanico e giocare a scacchi e arrotolare la forchetta negli spaghetti e camminare e fare le moltiplicazioni a 18 cifre dopo la virgola. Al momento no. Insomma, gli esempi su cosa si applicano queste cose penso ne avete visti tantissimi. C'è la computer vision, va a partire di moda adesso, quindi identificare gli oggetti nelle immagini, capire che cosa sono. La diagnostica, qua scusate, non siete le immagini, però uno dei campi in cui queste cose sono state utilizzate in anticipo è la diagnostica sia di macchinari sia di diagnosi di pazienti con sintomi e si appoggiano sulla teoria della probabilità. Questo ci capita davanti agli occhi spessissimo, sono i motori di raccomandazione, no? Se ti piace questo puoi comprare anche questo. E presto ci aspettiamo che tutte queste cose convergano e vadano a finire in oggetti che riescono a fare tante cose contemporaneamente e che assomigliano a qualcosa di intelligente. Lì c'è la macchinetta autoguidata, quello lì al centro è AlphaDog, che è un progetto militare, il Boston Dynamics, che poi sono stati comprati da Google, c'è stata tutta una crisi.
critica nei confronti di Google per aver comprato un pezzo di un'azienda che facesse robotica militare e se la sono rivenduta. Comunque quel coso lì si muove in un modo che è fantascientifico, che vi da cercare i video. C'è uno che lo prende a calci sulla neve e quello che lo prende in piedi da solo. E quello lì a sinistra è un robottino della Honda che gira già da una decina d'anni. E quello lì riesce a identificare le persone in un'organizzazione, chiede chi dove vogliono andare, li porta in giro con un palazzo, fa un po' da cameriere. E sono dei, alcuni tra gli esempi più avanzati. Per chi di voi si fosse preoccupato da questioni sociali, ossia di quanto l'automazione può impattare sul lavoro, c'è questo bel libro che vi consiglio, che si chiama La seconda era delle macchine. Una frase chiave è: mi comincerò a preoccupare della rivoluzione delle macchine il giorno in cui il mio computer riconosce la stampante. È una battuta intelligente, perché effettivamente quello che lui dice è: al momento abbiamo a portata di mano tutta una serie di pezzi che sono separati, ma come vedremo tra un po', il valore non sta tanto negli algoritmi in sé, sta nei dati che vengono dati a questi algoritmi, e la proprietà dei dati è quello che conta di più in assoluto per le compagnie dell'intelligenza artificiale. Il secondo aspetto è che sono tutti frammentati e non ci sono degli standard unici per mettere in comunicazione tutti questi dati. Alcune risposte ci sono, ma sono ben nascoste nei vari standard che propone il V3C, che vi consiglio di guardare, perché lì c'è l'unica salvezza per il genere umano. Ok, approfondisco un po' perché è una battutaccia. Comunque c'è uno standard che si chiama Linked Data, che permette di mettere in relazione tutti i dati esistenti in un unico database a grafo online, e questa cosa eviterebbe quello che sta succedendo adesso, che ognuno si tiene i suoi e duplica i dati per ogni utente che acquisisce. Parte del progetto LinkedIn è staccare completamente l'applicazione dai dati, cioè ci saranno dei provider che sono simili alla banca, ma che invece di conservare i nostri soldi conservano i nostri dati, e noi diamo i permessi alle singole applicazioni di leggere e scrivere su questi dati. Quindi separare dati e applicativo. Per fare questa cosa è necessario che ci sia uno standard unico per i dati. E questi standard ci sono. Perché ne parlo questo nel contesto del machine learning? Perché, diciamo, per fare la pizza ci vuole la farina, in questo caso la farina sono i dati. I dati è quello che conta di più in assoluto, quello che ha più valore economico, quello a cui dobbiamo stare più attenti. Quindi, benvenuti nella giungla, ci sono un sacco di tecniche diverse per fare questo apprendimento basato su esempi. Funzionamento essenzialmente questo qua. Allora, io col tempo non sono andato di qua, mi puoi per favore avvisare quando siamo in metà. Okay. Allora, abbiamo dei dati, questi dati sono i nostri esempi, no? Noi vogliamo insegnare alla macchina a fare qualcosa in base a una serie di esempi. Prendiamo questi dati e li passiamo a un algoritmo di addestramento. Questo algoritmo di addestramento prende i dati e trova il modo di estrarre le invarianze statistiche che sono contenute in questi dati, astrarli, e combatta queste invarianze statistiche, questi pattern all'interno di un modello. Il modello è un programmino più piccolo, che può essere commesso su un cellulare, nel browser, da qualsiasi parte, che effettivamente riceve le domande e offre le risposte. E il modello non è altro che una rappresentazione compatta dei dati. Facciamo un esempio. Metti che abbiamo una serie di punti, l'altezza dei giocatori di basket e il loro numero di scarpa. Allora, i dati è una tabella, no, su Excel ho scritto altezza e numero di scarpe, giusto? Quelli sono i dati. L'algoritmo di addestramento prende quei dati, che vi potete immaginare come una nuvola più o meno piegata in diagonale, no? Più sale l'altezza, più cresce il numero di scarpe. A meno che non gli hanno fasciato i come i cinque cinesi da piccoli. Comunque, il modello non sarà altro che una retta che interpola questi punti. Quindi è la differenza tra una serie di esempi che sono i puntini e il modello, che è una funzione che descrive quei puntini. Poi nella realtà questa cosa va immaginata a tante dimensioni, non a due o a tre, ma a 10.000 magari. Soprattutto quando si tratta di test si arriva anche a 5, 10, 20.000 dimensioni. Ok, l'aspetto importante sempre più che
altro politico-economico è il fatto che siamo noi comunque a generare questi dati, questo non va mai dimenticato. Questi sistemi funzionano bene se, oltre a costruire il modello continua ad interagire con l'esterno e l'esterno continua a generare nuovi dati. Siccome noi sappiamo che il modello ha dato delle risposte a volte giuste e a volte sbagliate, possiamo creare una forma di apprendimento incrementale. E va bene, questo qui lo sappiamo, ok, questo qui diciamo si divide in due forme generali di apprendimento, uno si chiama supervisionato, l'altro si chiama non supervisionato. Supervisionato vuol dire io per ogni input so qual è l'output, quindi alla macchina do una lunga lista di input e output, nel non supervisionato invece ho solo l'input e quello che chiede alla macchina è di costruire, di trovare una rappresentazione compatta indipendentemente dall'output. Sono tecniche forse più interessanti ma al momento meno utilizzate dagli industriali. Comunque quello che vedete in giro e quello su cui trovate le librerie è soprattutto questo qua. Che cosa facciamo per capire se questo, se la macchina ha preso il compito? Dividiamo i dati in due tronconi, uno lo chiamiamo train e un altro lo chiamiamo test. Il grosso lo usiamo per il train, per l'addestramento. All'algoritmo addestramento passiamo soltanto i dati che abbiamo selezionato come train e il modello che produciamo andiamo a interrogarlo su quella parte dei dati che non sono stati usati per l'addestramento. Se lui riesce a rispondere correttamente ai dati di test che non abbiamo mai visto, abbiamo una misura di quanto il modello generalizza su quei dati. Ok, come se dei puntini della retta di prima ne avessimo nascosto una parte. Se il modello identifica veramente la retta che li attraversa, quando gli diamo una delle coordinate del puntino trova subito l'altra. E se c'è qualche intervento in curiosità io sono contento. Se sì, una cosa volevo chiedere sull'overfitting, che è quando il modello si avvicina troppo ai dati, perché per diciamo, quando tu hai detto che i dati continuano ad arrivare in continuazione, non c'è un po' il pericolo di overfitting? Assolutamente sì, infatti si adottano delle tecniche che qualcuno chiama memory replay, non so se è DeepMind, questa roba nuova del giocatore di Go. Vabbè, comunque immagina che se tu hai un modello già addestrato e continuano ad arrivare dati, quello che puoi fare è prendere i dati nuovi e far proseguire l'apprendimento su questi più un campione preso a caso di quelli che ha già imparato. Mano a mano che aggiungi prendi un altro campione, un altro campione, un altro, quindi ripassi quello che hai sotto e continui ad aggiungere. In più tra l'altro, se nel caso in cui overfitti avrai che la prestazione su train è alta e la prestazione sul test è bassa, quindi più o meno lo sai. Nel caso in cui invece la prestazione sul train è bassa, là è un overfitting che proprio non sta funzionando. Quindi là proprio un problema di dover ricominciare da capo. Allora, ok, abbiamo un classificatore, no? Come facciamo a misurare quanto funziona? Abbiamo detto, prendiamo i dati di test e abbiamo questo classificatore, ad esempio, che deve indovinare, date informazioni sulla struttura fisica, quanto è alto, il numero di scarpe, quante narici ha nel naso, quanti denti, noi vogliamo indovinare che sport fa. Allora, per ogni input che diamo, un modellino ci dice questo qui gioca a calcio, questo gioca a basket, oppure questo gioca a rugby. Essendo dati di test, non li abbiamo dati all'algoritmo in base con l'addestramento, quindi possiamo confrontare le risposte che noi sappiamo essere vere con quelle che ha dato il modellino, giusto? E costruiamo questa tabella che si chiama matrice di confusione, che è uno degli strumenti più utilizzati per valutare il classificatore, che è un modellino che prende un input e lo conduce a una categoria. Se invece deve sparare fuori un numero lo chiami regressore. Allora, guardi quali sono le risposte vere, no? Noi sappiamo che nel caso in cui la risposta era effettivamente calcio, il modellino ha risposto calcio 5 volte, quindi abbiamo 5 risposte giuste. Nel caso in cui la risposta vera era calcio, il modello ha risposto basket 2 volte, cioè ha confuso 2 giocatori di calcio con 2 giocatori di basket, quindi li contiamo come errore.
nella terza casella lì a destra in alto, la vera risposta era calcio, il modello aveva detto rec di 6 volte, quindi è molto confuso per quanto riguarda il distinguere tra giocatori di calcio e giocatori di tecnico. Facciamo questa cosa per tutte le casistiche. Immaginate che con un classificatore devi riconoscere tra 20 categorie, la tabella viene bella grossa, è tutta fitta di numeri così, e sulla diagonale abbiamo le risposte esatte, giusto? Perché sulla diagonale c'è quando è che la risposta vera dei dati test che noi già sapevamo corrisponde con la classificazione data dal modellino. Se fai la somma di quella diagonale, hai la somma di tutte le risposte corrette e dividi la somma del conteggio sulla diagonale per la somma del conteggio di tutta la tabella, e questa qui si chiama accuratezza. Quando sente parlare di accuratezza è questa cosa qua. E siamo programmatori, penso, quasi tutti, giusto? Chi programma di lavoro correntemente, comunque chi sa programmare, penso tutti, ok, quasi tutti, va bene. Allora, qui da riguardo all'architettura training e test, modello, architettura addestramento, tipicamente la raccolta e lo storage dei dati e l'algoritmo di addestramento girano lato server. Il modello può girare lato server o lato client. Poi l'addestramento, immaginatevelo come un processo batch e parte magari ogni notte, ogni due notti, che prende i dati dal database enorme che abbiamo e costruisce un modellino. Il modellino invece è un programmino che risponde ad una REST API, magari lo mettete dentro Django, dentro un WordPress, dentro un qualcosa. Quindi diciamo il modello è quello che va live, quello che va in produzione. L'addestramento è quello che teniamo chiuso dei cancelli e che serve a costruire il modello. E ci sono dei bestioni scritti in C++, oppure le librerie che girano molto buone sono in Python e sono dei wrapper di più in C++, queste sono molto utilizzate, cioè scikit-learn, il famoso TensorFlow ha un wrapper. Io vi sconsiglio vivamente di utilizzare TensorFlow, anche se va di moda. Vi consiglio di usare Keras, K-E-R-A-S. Questo Keras è un wrapper di alto livello che sotto usa TensorFlow e che vi permette di costruire dei neurali con poche righe di codice. Quindi soprattutto per uno che si avvicina a queste cose, usare direttamente TensorFlow è, non dico un suicidio, ma grosse capocciate sul muro. Mi state facendo del male utilizzando direttamente TensorFlow. Che matematica serve per fare questa roba? Queste tre soprattutto. L'algebra lineare è un po' il discorso che facevamo prima dei puntini. Tutti questi input che noi diamo alla macchina possono essere visti come dei punti in uno spazio geometrico. E l'algebra lineare è quella parte della matematica che si occupa di spazi, punti all'interno di questi spazi, e le trasformazioni lineari di questi punti all'interno di questi spazi. Trasformazione lineare, immaginatelo come una traslazione, una rotazione, un modo di distorcere la nuvola di punti in una direzione o nell'altra. E bene o male, tutti gli algoritmi più famosi di machine learning fanno riferimento a questo spazio geometrico, le cose vanno immaginate tutte in questo contesto. L'altra branca è il calculus, l'italiano calcolo infinitesimale, che... Scusa, lo spazio geometrico è lo spazio dei modelli o di... Allora, lo spazio geometrico in questo caso lo puoi immaginare come ogni caratteristica di ogni input è un asse nello spazio geometrico. Ok. Metti che tu hai i giocatori di basket con le famose caratteristiche, no? Hai un asse per l'altezza, un asse per il numero di scarpe, poi un altro asse per, non lo so, la lunghezza dell'orecchio. Quando hai variabili a categorie, e questa è una cosa in cui si bloccano i novizi subito, devi trovare un modo di numerizzare le categorie, giusto? Oppure il testo, come fai a mettere il testo dentro uno spazio geometrico? Tutto questo nella prossima puntata. Ok. No, nel senso però, quando si parla di virtualizzazione, ad esempio, come facciamo a fare machine learning su immagini, sul testo, sul parlato? Tutto quanto passa per dei processi che portano i dati che abbiamo in uno spazio geometrico in cui ogni asse è una caratteristica dell'input. Con i pesi. Con i pesi, i,
pesi, quindi servono i parametri del, ok, ci arriviamo subito, L'altro spazio dell'immaginario, quello lì che abbiamo scritto, è lo spazio degli input. E il nostro modello non è altro che una qualche forma, una qualche funzione geometrica che li racchiude in qualche modo, li separa. Come facciamo a trovare questa funzione che raggruppa o separa i continui nello spazio di input? Usiamo delle forme di ottimizzazione e il calcolo ci viene in aiuto in questo. Quello che facciamo è misurare, partendo da risposta a caso, quanto l'algoritmo sbaglia rispetto all'output che mi aspetto, e poi tramite derivate vado a correggere i parametri del modello fino a che non approssima una qualche funzione in questo spazio di input che esegue il compito che mi sono prefissato. Se sto parlando arabo, perché cioè, una volta che lo vedi è tipo facilissimo, è anche banale, però magari non lo so. Ma queste funzioni come vengono scelte? Del tipo, vabbè, lì sembra quasi un polinomio. Lo puoi scegliere a priori tu, oppure puoi usare degli strumenti che sono più generali. Ad esempio, se tu vuoi fare la regressione lineare, usi una retta e i parametri che trovi sono l'inclinazione e lo slope. Se vuoi usare un polinomio, usi i coefficienti di polinomi come parametri. Ma quindi cioè, c'è una cosa del tipo, se c'è un problema di questo tipo è meglio che uso questa famiglia di funzioni? In teoria sì. Cioè allora, se il problema ti aspetti che sia... In realtà direi così, quando approcci un problema parti da strumenti lineari, quindi diciamo puoi disegnare in questo spazio di input rette, piani, iperpiani, comunque ci sono diversi lineari. Perché quelli lì li capisci più facilmente, misuri l'errore, vedi dove non va e poi complichi usando cose non lineari solo se è strettamente necessario. Perché poi più usi cose non lineari, cioè ad esempio ti rimbalzo le reti neurali e fai tante trasformazioni e queste forme diventano molto complesse e meno poi è facile guardarle. Tant'è vero che c'è una letteratura proprio sulla visualizzazione di questi aspetti. E poi il terzo mi collego a quello che chiedeva Federico, quindi i punti ce li immaginiamo nello spazio degli input e il modello che costruiamo è una qualche forma nello spazio degli input che separa questi punti e li raggruppa in qualche modo. L'altro spazio da tenere in conto è lo spazio dei parametri. In questo caso ogni asse dello spazio è un parametro del modello. Quando dico parametro del modello intendo dire come una corda della chitarra che dobbiamo tendere o rallentare per migliorare l'apprendimento. Quindi c'è lo spazio di input, c'è questa forma che va approssimata per svolgere il compito dello spazio di input. Come la cambiamo questa forma? Questa forma dipende da dei parametri, i parametri stanno nello spazio dei parametri e nello spazio dei parametri c'è una funzione di errore che va minimizzata. La terza branca è quella della probabilità, quindi il ragionamento in termini di incertezza è parecchio usata appunto per diagnostica, reti bayesiane, anche nei linguaggi, se dovrebbe essere quello che si appoggia sulla teoria della probabilità, e si possono interpretare le reti neurali in termini probabilistici. Quindi c'è diciamo, qualcuno pensa che tutto quanto conduce alla probabilità, in realtà è forse anche la parte più difficile, cioè l'ottimizzazione probabilistica è un po'. Per chi si avvicina a questa roba io insomma vorrei invitare a non essere spaventati, perché la tendenza che c'è nel materiale online, che inconsciamente poi ho fatto pure io sbagliando, è di presentare le intuizioni un po' dalla matematica che serve e poi il codice e poi l'intuizione. In realtà in una didattica ideale che è difficile, e vi consiglio di cercare materiali di quel tipo anche a costo di pagarlo e anche tanto, è prima l'intuizione visiva, poi il codice e poi la descrizione matematica. Perché se ad esempio vedete come funziona la backpropagation, no? L'apprendimento nelle reti neurali, se vedi il codice è veramente banale, la descrizione matematica invece è complicata. Ad esempio quella è la formula della media, no? Quindi anche se uno non è versato si può anche spaventare una cosa del genere. Invece il codice, per uno che è abituato al codice, tanto vale vederla prima così e poi nel modo in cui è a sinistra, no? Cioè non ci si perde d'animo.
è meglio ancora di tutte e due avere un'intuizione visiva di quello che succede, quindi delle animazioni, della una specie di cartone animato. E ok, qua un esempio, dai, facciamo un esempio tecnico. Probabilità condizionata sul database SQL. Allora, io ho una lista di persone, no? Di queste persone conosco di che colore hanno gli occhi e di che colore hanno i capelli. Giusto, occhi verdi, capelli rossi. La probabilità condizionata è un concetto essenziale in machine learning, perché qua c'è un bel esempio di come si traduce in PHP. Se io vi chiedo qual è la probabilità che uno abbia gli occhi verdi, qual è la probabilità? Il mio campione è quello là, sono quei quattro che stanno lì. Allora, la probabilità che uno ha gli occhi verdi è il conteggio di quanti hanno gli occhi verdi diviso il conteggio totale, no? Quindi quanti hanno gli occhi verdi? Allora, 1 e 2 e 3, giusto? Diviso 4 fa 3 quarti. Allora, la probabilità condizionata, vedete che io ho una probabilità che però è condizionata appunto da altre informazioni che ho sull'ambiente. E questa è una caratteristica necessaria di un sistema che apprende dall'esperienza, perché faccio un'assunzione sul mondo, arrivano nuovi dati, i dati vanno a modificare l'assunzione che ho fatto su come ho fatto il mondo. Questa è la probabilità condizionata. Quindi se io dico qual è la probabilità che uno abbia gli occhi verdi, se io do per scontato che abbia i capelli rossi. Detto in modo diverso, se io già so che l'individuo con pescata ha capelli rossi, qual è la probabilità che abbia gli occhi verdi? Vabbè, in questo caso vado prima a contare quanti hanno i capelli rossi, che sono 2, giusto? E di questi 2, quanti hanno gli occhi verdi? 2. Quindi nel nostro caso la probabilità condizionale che una persona abbia gli occhi verdi dato che abbia i capelli rossi è 1, cioè sono sicuro che se ha i capelli rossi ha anche gli occhi verdi. E questo è un meccanismo essenziale. Quando vedete queste reti bayesiane fatte di tanti nodi che funzionano di giorno, ogni nodo rappresenta un'osservazione fatta sul mondo a cascata, l'applicazione di caso effetto, vanno, girano tutti su questo ragionamento qua di probabilità condizionale. Soldi, qui ci sono dei problemi, ci si è creata tanta aspettativa nei confronti del machine learning, perché effettivamente è utile, molto utile e anche appassionante da tanti punti di vista, ma le aspettative, col fatto che c'è una stampa tecnologica esagerata, una piccola bolla forse finanziaria, si tende a investire queste tecniche di una potenza che a volte non hanno. Quindi il primo consiglio che darei è di non guardare al machine learning come al cuore della faccenda, ma come uno strumento in più per automatizzare, no? È arrivato internet, c'è stata una bolla che riguardava internet, no? Perché? Perché molti hanno smesso di fare quello che facevano per fare siti internet, sbagliato. Se tu hai una pizzeria, arriva internet, capisci che internet è un nuovo canale di comunicazione per la pizzeria e raggiungi più persone comunicando tramite internet per portarlo nella tua pizzeria. Questo era un modo sano. In questo caso è la stessa identica cosa. Se abbiamo un'organizzazione che si occupa di qualcosa e abbiamo una collezione di dati, delle attività ripetitive che vogliamo automatizzare, il machine learning può venirci in aiuto per risparmiare lavoro sfruttando i dati che abbiamo raccolto. E l'altro aspetto che viene sopravvalutato è quello della perfezione di queste tecniche. Essendo tecniche statistiche, vanno valutate con un'accuratezza che è in percentuale, no? Ti dico, guarda, questa cosa funziona al 75%, funziona all'82%, funziona al 30%, e questa qui per molti imprenditori è difficilissimo da capire, cioè non lo capiscono neanche se li prendiamo martellati sul cervello.
Infatti l'ideale sarebbe confrontare sempre le prestazioni di un modellino statistico con uno sparare risposta a caso. Questo è un buono strumento per cominciare, perché ad esempio anche se il modellino ha una coerenza del 60%, che a uno che non è il settore dice beh, 60% che ci faccio? Voglio il 99,9%, no? Allora noi diciamo guarda, se spari a caso stai al 15%, col modellino che abbiamo costruito arrivi al 45%, gli abbiamo triplicato le prestazioni. Vuol dire che questo modello ha un valore economico che per te triplica quello che stai facendo. E l'altro aspetto invece più tecnico, squisitamente tecnico, è che siccome abbiamo a che fare con un'architettura legacy, no? Quindi vecchi codici che stanno lì da un sacco di tempo e non li possiamo toccare, non possiamo cambiare linguaggio, non sappiamo come inserire cose nuove, questa moda dei microservizi viene parecchio in aiuto, perché un'architettura tramite delle chiamate web può chiamarne un'altra e quest'altra può dare le risposte del modellino. Quindi aggiungere un pezzo di intelligenza a un'architettura, per quanto vecchia, per quanto secolare, questa architettura in ogni caso mi richiederà la password di Wi-Fi. Ok, queste ne abbiamo già un po' parlato tendenzialmente. Qua dovete parlare di sentiment analysis, no? Sentiment analysis è un classificatore su testo. L'input è il tweet e l'output deve essere positivo o negativo. Quindi sentiment analysis è una forma di classificazione. Questa qua è la regressione, la famosa detta di prima. L'output che poi ha un numero. Clustering è non supervisionato, non sappiamo qual è l'output, non abbiamo una lista di dati, vogliamo che l'algoritmo li raggruppi in categorie e ci dica quali sono i gruppi. Questa qui è un sacco utilizzata ad esempio per creare le personas nel marketing. Se conosco il comportamento di tante persone, voglio raggruppare in categorie. E tra l'altro è molto utile poi mettere a confronto le categorie che vengono fuori dal clustering statistico con le categorie che hanno elaborato le persone che lavorano nel marketing stesso, perché di solito loro, conoscendo appunto le persone nel modo in cui ragionano, trovano delle categorie che possono essere confermate o disconfermate dai dati. E se il maggior valore, a mio modesto avviso, è capire nel momento in cui ci sono delle disconferme da parte dei dati perché ci sono quelle disconferme e chiedere a loro di ragionare un po' di più per integrare le conoscenze che vengono dai dati. Quindi è un po' un connubio tra quello che le persone pensano e come le persone ragionano e quello che invece dice la macchina. Un altro esempio è quello del filtro collaborativo, quindi raccomandazioni. Il filtro collaborativo è l'algoritmo di raccomandazione più utilizzato di sempre, esiste da 20 anni, e sopra il filtro collaborativo è stato scritto il modello di raccomandazioni di YouTube, quello di Netflix, quello di Amazon. Poi non cambiamo, ovviamente hanno fatto cose molto più elaborate, ma è figo il filtro collaborativo perché permette di fare raccomandazioni senza sapere nulla di quello che stiamo raccomandando. Esempio, chi mi dice tre film che gli piacciono? Tre film. Thor. Blade Runner. Una cosa di fantascienza magari per fare. Sì. Casablanca. Ok. Allora, qua sì, voglio fare una raccomandazione. Filippo. Quello che faccio è cercare all'interno della mia lista di utenti chi è che ha i gusti più simili ai suoi. È intuitivo, no? Trovo chi ha i gusti più simili ai suoi, magari lui non è perché lui è appassionato di, non so, di film d'autore, no? Allora magari guarda registi di tutt'altro tipo. Però a un certo punto trovo lui e che ha una buona similarità. Io confronto semplicemente le cose che ha visto in comune, o quelle che hanno un pubblico di voti simili. Questa cosa può complicare il video, quanto tempo avete guardato il video. Comunque facciamo solo i film che avete guardato. Siccome io so che lui è la persona che ha il profilo di visioni più simile al tuo, ma è leggermente diverso, chiaramente non scelgo quello identico. Prendo da lui quello che ha guardato ma che tu non hai ancora guardato, e quella è la tua raccomandazione. E il filtro collaborativo sta tutto qua. E a lui vado a raccomandare quello che hai guardato tu ma che non ha ancora guardato.
scontato, perché io ho due sicurezze. La prima sicurezza è che avete dei gusti simili, e la seconda sicurezza è che, perlomeno nel mio sistema, non avete guardato i rispettivi film che vi vado a raccontare. Il filtro collaborativo è facile, e lo puoi fare totalmente alla cieca, cioè senza capire una mazza di quello che stai raccomandando, perché lo puoi fare senza sapere nulla dei film. Cioè, se sono film, se sono oggetti di consumo, se sono post di blog, lo puoi raccomandare in ogni caso. Infatti i motori di raccomandazione nuove partono da questi presupposti qua, però vanno più a fondo. Ad esempio, se so che hai guardato film di un certo tipo, io vado nelle basi dati su questi film, no? L'Internet Movie Database, oppure su Wikidata, su Wikipedia, cerco informazioni sui film e posso creare delle raccomandazioni che un po' dipendono dai gusti di persone che hanno i gusti simili ai tuoi, ma che dipendono anche semplicemente dal tenere in considerazione quello che hai guardato. E questa qui è un'ottica più semantica. Ok, a che cosa stare attenti nel fare queste cose? Se entra in notizia, esce in notizia. Il primo problema in assoluto sono i dati, la quantità dei dati e la qualità dei dati. Queste due cose spesso rappresentano problemi insormontabili. Senza avere una giusta quantità e qualità, molto difficilmente si ottengono buoni risultati, purtroppo. E l'altro aspetto l'abbiamo già anticipato: non ci aspettiamo un modello che sia fenomenale, ma aspettiamoci un modello che dia una prestazione che noi piano piano andremo a migliorare. Come la andremo a migliorare? Tendenzialmente il rapporto lo sforzo risultati è questo, è logaritmico. Cloudflower è un'azienda che si occupa di queste cose da un sacco di tempo e fa un sacco di servizi alle aziende sul machine learning. Immaginate là qua sulle X abbiamo l'effort in termini di tempo, ma puoi immaginare anche in termini di denaro. Quindi più vado sulla destra, più vuol dire che sto spendendo per aumentare le prestazioni del mio modello. E sulle Y non c'è l'accuratezza, ma quanto il modello è buono. Allora, quello che succede quasi sempre è che nel giro di poco uno arriva al 50-60%, ma per farlo crescere ci vuole sempre più tempo. Quindi nei primi tempi massimo vantaggio, più aumenta lo sforzo e più ci stiamo sforzando per aumentare di pochissimo le prestazioni. Quindi la vera arte non è tanto raggiungere le prestazioni ottimali, ma capire quando fermarsi e come utilizzare un sistema imperfetto in produzione nel miglior modo possibile. E niente, adesso io vorrei... se fosse Trump. Esatto, perché praticamente c'era, analizzavano a scala 1 a 1 praticamente i post scritti praticamente da Trump e quelli scritti dagli addetti stampa come tweet, e praticamente venivano la percentuale dei quelli veri. Era abbastanza interessante, infatti c'è stato abbastanza scandalo su questa cosa. Ok, allora immagini complicato, devo parlare di come portare i testi in quello spazio geometrico, magari questo è interessante, come vettorizzare testi. Allora io prendo un testo, poi un testo diventi un punto in uno spazio geometrico,
E poi in questo spazio geometrico applico le solite tecniche statistiche che offrono le librerie, la regressione, la decisione trigonometrica, l'impresa, quello che volete. Quello che posso fare è prendere il vocabolario dei testi che sto trattando. Il vocabolario vuol dire la lista delle parole, giusto? E costruisco un asse per ogni parola. In termini informatici che vuol dire? Vuol dire che io ogni testo lo rappresento come un array, immaginate tutto zero, e accendo solo le parole contenute all'interno di questo testo. Ogni posizione dell'array corrisponde a una parola del vocabolario, quindi è lungo tipo 50.000, e accendo solo quelli che sono presenti nel mio testo. Una volta che questo qui è un punto in uno spazio geometrico, e io su questa cosa posso applicare machine learning. Problema: siccome le dimensioni sono tante, il machine learning fa fatica, perché all'aumentare il lineare delle dimensioni aumenta esponenzialmente il volume dello spazio, e quindi le soluzioni sono talmente tante che l'algoritmo non ce la fa a trovarla, quindi dobbiamo compattarla in qualche modo. E qui si usano delle tecniche di riduzione della dimensionalità che servono a prendere questi spazi con un sacco di dimensioni, capire quali sono le dimensioni correlate. Le dimensioni correlate, potete immaginare, sono i sinonimi, e quelle lì le fanno diventare una dimensione sola, e così lo compatti. E ci sono tante di queste tecniche. In generale, nella storia dei motori di ricerca, diciamo, il modo di vettorizzare testi che ha fatto successo si chiama DFIDF, l'avete mai sentito? Se io voglio vettorizzare un testo, voglio trasformarlo in un punto, voglio anche sapere quali sono le parole più importanti nel testo, come faccio in relazione agli altri testi? Cioè, se metti domani dobbiamo costruire un motore di ricerca, no? Dobbiamo costruire un motore di ricerca e l'utente mette una query che non lo so, scarpe da ginnastica. Allora noi come facciamo a dargli i risultati tra tutte le pagine che abbiamo indicizzato nel web sulle le pagine sulle scarpe da ginnastica? Chi se la sente, dai? Nel titolo, se nel titolo c'è scritto scarpe da ginnastica, ok. Allora io ti dico che ci sono 10.000 articoli che ho scritto nel titolo scarpe da ginnastica, e tu gliene puoi far vedere 5 per essere più rilevanti. Perché ad esempio dei titoli che hai ci può essere, io so, manager arrestato per aver spacciato scarpe da ginnastica, oppure la traccia era sulle scarpe da ginnastica. Potrei contare scarpe da ginnastica all'interno delle pagine, quanto è frequente. Ok, e qui ci avviciniamo parecchio, cioè io conto all'interno dell'articolo quante volte ci sono quelle parole. Cioè, il motore di ricerca pre-Google usavano questo qua, poi Google ha introdotto il PageRank e ci ha fatto una cosa ulteriore. Però diciamo, il TFDF vuol dire: io prendo tutti i documenti, conto quante volte c'è scarpe da ginnastica in generale, facciamo scarpe per semplicità, e io ho una probabilità, no? Dico, che so, il 10% dei miei documenti parla di scarpe. Il documento specifico, nel momento in cui contiene 8 volte scarpe, mi permette di comparare quante volte scarpe sta nel singolo articolo con quante volte sta in tutti i documenti che ho. Faccio la frequenza della parola nel documento diviso la frequenza della parola in tutto il corpus, e quella lì è il famoso TFIDF. Perché è figo? Perché se voi prendete parole tipo avere, la frequenza del documento di avere tende ad essere la stessa che in tutto il corpus, perché è una parola che non distingue i documenti gli uni dagli altri, e il TFDF magari viene uno. Invece nel momento in cui c'è una parola che nel documento è più rappresentata che nel resto dei documenti, TFDF viene alto, vuol dire che quel documento parla in modo specifico di quella cosa, perché la probabilità di trovare quella parola in quel documento è più alta che di trovarla in un altro documento preso a caso. E poi l'altra cosa figa sui testi è il word vec di qua, magari ci avviciniamo un po' a quello che chiedevi tu. Scusa, domanda su TFDF, ma se ad esempio io provo una parola in un'altra lingua che magari ha, tu hai fatto un esempio di scarpe, no?
e tu dici tutto il corpo e sei vedo quante volte viene ripetuta. Sì. Ad esempio, se io in inglese ho una parola che ha più di un significato, cioè dipende dal contesto, certo, è altamente contestualizzata, lì come procedo? Allora, puoi fare tante cose, puoi limitare il tuo vocabolario trovando i sinonimi in anticipo, e quando vai a fare questi conteggi tu sai già quali sono le parole sinonimi. Oppure puoi usare i bigrammi, cioè puoi usare coppie di parole che sono una dopo l'altra, il che diminuisce la probabilità che ci siano parole che hanno un significato diverso in base alle parole che hanno intorno. E poi che mi stanno in mente? Quindi praticamente farei la costruzione di piccoli set di, diciamo, di parole per vedere quello che c'è in. Anche, sì, sì, cioè ne puoi inventare parecchi. Poi queste tecniche di riduzione della dimensionalità, nel momento in cui tieni conto del contesto delle parole, trovano i sinonimi. E BCA, SVD, queste sigle strane, se sento, queste fanno tutta questa roba qua. Tu prendi i testi vettorizzati in modo grezzo, col conteggio, quello là del 50.000, glielo dai e lui te lo scompone in modo che ogni testo in realtà è rappresentato da un numero di dimensioni molto più compatto. Un'altra cosa per cui Google è diventato famoso è il World Vec, e quello lì permette di non trasformare un testo intero in un vettore, ma ogni parola diventa un vettore, ogni parola diventa un punto in uno spazio geometrico, e puoi fare operazioni matematiche tra le parole. Cioè, se tu prendi il vettore che nello spazio rappresenta il re meno il vettore che rappresenta la regina, prendi quella differenza e lo porti su uomo, vai a finire su donna. Cioè lì per la prima volta hanno trovato ragionamenti per analogia fatti in uno spazio geometrico. Infatti c'è stato un boato. E si trovano gratuitamente vettori tipo Glob. Se cerchi Glob oppure World Vec, trovi già dei dizionari lunghissimi di parole in inglese con il corrispettivo vettore. Però lì si complica poi quello che ci fa gli algoritmi di machine learning, perché siccome il testo invece di essere un vettore solo hai un vettore per ogni parola, poi ti serve una tecnica che prende un vettore alla volta e contiene una ricorrenza, una specie di memoria che gli permette di prendere una parola alla volta, elaborarla e poi darti il tuo output. E lì ci sono le reti neurali ricorrenti. E ad esempio, ecco, ritornando alle immagini, quando si sente parlare di intelligenze artificiali che lavorano sui video, gli hanno passato in fotogramma alla volta, quella lì è, cioè, diciamo, un'immagine sola, tu la puoi prendere e c'è tutta questa rete neurale che ha vari strati che trasformano l'immagine e la riconducono in una qualche categoria, quindi è una passata sola. Quando si tratta di video, siccome le immagini sono tante, alla rete devi dare un modo per analizzare le parti delle immagini, i colori, i bordi. E però internamente deve avere anche una memoria, di modo che fotogramma per fotogramma le informazioni le accumula fino a che non trova quello che deve trovare. E... sono fuori in modo...